Diciamo che l'innovazione è da sempre uno dei nostri cavalli di battaglia e credo che soprattutto in un momento di mercato difficile come questo sia necessario guardare avanti e guardare oltre. È senz'altro uno dei temi su cui stiamo lavorando, soprattutto in ambito retail, è l'automazione dei processi di cash management. Il progetto rinascente, perché più che un accordo si tratta di un progetto, riguarda l'automazione dei loro negozi, è per noi una sfida importante, un po' perché il rinascente, soprattutto per noi milanesi, è un po' un'icona dell'italianità, ma anche perché il rinascente ha una visione molto avanzata di quello che deve essere il futuro del retail in ambito di shopping experience, quindi ci sta sfidando su questi temi. Dall'ultimo, il fatto che con la recente acquisizione di Rinascente da parte di un gruppo thailandese ci troveremo probabilmente assieme a loro sfidati nel portare l'italianità di questo modello di business nel mondo. Ma direi che nel 2011 abbiamo lavorato innanzitutto direi il fatto di essere riusciti a crescere come azienda pur in un contesto di mercato difficile, e questo grazie ancora una volta alla nostra capacità di portare al mercato idee nuove. Abbiamo saputo innovare, credo, alcuni elementi anche nel mondo dei servizi. Tra le diverse esperienze magari citerei quella del Buono Chiaro, che ha portato trasparenza su questo sistema di pagamento.